La grande opportunità che abbiamo è quello di creare cultura attraverso una corretta informazione medico-scientifica e soprattutto un'etica, una responsabilità sociale. Ed ecco perché noi da tanti anni facciamo corsi, ECM, congressi per creare cultura su un sano stile di vita e su dei metodi, dei protocolli, delle strategie per migliorare la qualità della vita delle persone. Tutto nasce però molti anni fa, nasce nel 1998 da un sogno, quello di cambiare la mia vita. Dopo un'esperienza di 12 anni nella Marina Militare, dopo due guerre, 165.000 miglia, 15.000 ore di moto, ho deciso che pensato che il mare era dei pesci, le guardie erano dei cani e non sono un pescecane, quindi ho detto cambio la mia vita. A parte le battute, dico che i sogni sono il motore, no, dell'universo. Se noi poi ci crediamo nei progetti, nei nostri sogni, possiamo fare cose straordinarie. L'azienda è nata in una 40 metri quadrati, in una casa con acqua, senza acqua calda e riscaldamento, con nei muri 1 metro di muffa, e lì c'era la mia casa con un grande sogno. Comprai un fax, un computer, una stampante e nel 98 creai questo sogno europeo, ancora non c'era l'euro, quindi Eurodream. Solo che non stavo molto bene perché l'anno prima avevo fatto un incidente mortale grave dove mi ero dopo 22 giorni di ospedale, insomma era stata una tragedia grossa con la morte di persone care. Sono rimasto in vita probabilmente perché avevo una missione, no? Non si sa, no? Il destino. E questo mi ha permesso di dire, beh, se io esco dall'ospedale dopo 22 giorni cambio totalmente vita. Infatti uscii, feci domanda di aspettativa e nel 98 creai Eurodream. All'inizio vendendo apparecchi elettromedicali per la ionizzazione dell'aria, poi allora il mercato non era ancora pronto, anche se l'apparecchio era il migliore apparecchio al mondo. Mi capita in casa di un amico, mio maestro di crescita e sviluppo personale, Basil De Luca, di conoscere Selfoot. Mi disse: guarda, nella tua condizione che non riesci più a allenarti, sei sempre stanco, non riesci a recuperare dopo l'incidente, usa questo prodotto perché è un prodotto che dà dei risultati straordinari. E io ero molto scettico, quasi non ero in quel mondo allora. Mi occupavo di nutraceutica, di integrazione, però iniziai fidandomi di questa persona, di questo mio amico, di usarlo, di provarlo. Iniziai a cambiare la mia vita perché dopo 7-8 giorni di depurazione le mie giornate virarono in un incremento di energia, di lucidità mentale, di concentrazione che mi spinsero a dire, beh, se quello che dicono dalle informazioni che mi stanno dando su questo prodotto fosse vero solo del 10%, posso migliorare la vita a tante persone. Ecco che incominciai a acquistare i primi 5 prodotti con la mia carta di credito e farlo provare agli amici e ai medici che mi erano vicini. E tutti mi riportavano la stessa cosa, gli stessi risultati, le stesse testimonianze, col desiderio di continuare ad assumerlo oppure farlo provare ai familiari o pazienti, eccetera. E questo mi ha spinto a crederci sempre di più, a acquisire sempre più fiducia, fino a che ho chiesto come potevo distribuire meglio il prodotto. Mi invitarono al primo congresso mondiale a Las Vegas, era il 2000, e lì toccai con mano cose straordinarie, esperienze importanti, quasi come le mie, ma forse ancora più importanti di alcuni medici, di alcuni consumatori che avevano avuto risultati. Certo, non è stato un percorso facile perché poi le cose vanno dimostrate dal punto di vista scientifico. Quindi il mio percorso, la mia sfida è stata quella di portare tutte queste informazioni
anche ai medici e ai ricercatori. E sono stato, direi, fortunato, certo la fortuna non accade per caso, bisogna sempre volerlo, ma la fortuna di conoscere persone e ricercatori straordinari con una apertura mentale importante che hanno accettato questa sfida di sperimentare, verificare se quello che succedeva da un punto di vista clinico potesse essere anche dimostrato da un punto di vista scientifico, con ricerca scientifica. E oggi possiamo dire di essere veramente soddisfatti perché il prodotto è validato da moltissime università come l'Istituto Mori Regenera di Roma, Università di Milano, San Raffaele di Milano, Università di Siena, Università di Urbino. E sicuramente la strada è ancora lunga perché siamo, come dico sempre, siamo all'1% del mio sogno, perché un prodotto come Cellfood deve essere il compagno quotidiano per migliorare il nostro stile di vita e soprattutto per prevenire, perché prevenire è meglio che curare.